Di fronte al perdurare della crisi economico-finanziaria che ha duramente colpito la Grecia, è necessario esortare tutti alla fiducia nel futuro, contrastando la cosiddetta cultura del pessimismo. Questa è la sollecitazione di Papa Francesco nel discorso consegnato ai vescovi della Conferenza Episcopale della Grecia in visita ad Limina in Vaticano. Nel paese i cattolici sono 350.000, molti di origine straniera, e nonostante siano una minoranza religiosa, la popolazione ortodossa, accolgono nuove realtà legate all'immigrazione e fanno i conti con la crisi economica del paese. Monsignor Sebastianos Rossolatos, arcivescovo dei cattolici di Atene. Quelli che avevano soldi possono vivere ancora tranquillamente. E ci sono molte persone che si sono trovate tutto d'un colpo senza lavoro. Quindi anche le strutture della Chiesa da povere diventano ancora più povere, come la gente. Eppure la Chiesa è vicina alle famiglie, ai giovani, agli anziani e non ultimi ai migranti. Il Papa ha esortato i vescovi a proseguire l'opera di assistenza per questi fratelli e sorelle, senza distinzione di razza, di lingua o di credo religioso. Ora il Paese vive una fase politica nuova. In gennaio l'affermazione elettorale del partito della sinistra radicale Syriza di Alexis Tsipras, che fin qui ha criticato l'austerità imposta da Bruxelles. L'arcivescovo Rossolatos. Si commenta, si spiega come voto di rabbia e di disperazione. Tutti aspettiamo e abbiamo una piccola speranza che possa far capire all'Europa unita che questo modo fermare il progresso economico, soltanto chiedere soldi per pagare i debiti, e non produce niente, è una disperazione completa. E se trovano un altro modo per creare investimenti e far aumentare il lavoro, sarà la sola via di uscita, perché adesso soltanto raccolgono soldi per pagare i debiti. L'auspicio del pontefice è stato anche quello a proseguire il dialogo interpersonale con i fratelli ortodossi al fine di alimentare il cammino ecumenico. Erano sempre rapporti di diffidenza, anche di inimicizia, di sospetti. Sempre ci consideravano, anche a livello sociale, come stranieri. Quindi una mentalità secondo cui il greco è ortodosso. Comincia a cambiare qualcosa. Quello che cerchiamo di fare facciamo nei nostri piccoli centri cattolici è di avere contatti umani con gli ortodossi, i vescovi con gli vescovi ortodossi. E su questo punto possiamo dire di avere buoni rapporti.